aspetta, allora, prima di iniziare il vlog di oggi, però non posso sottrarmi assolutamente nel ringraziare un mio iscritto che segue questa serie, in particolar modo di Castro Caro Terme, e che insomma qua e là lascia moltissimi commenti, insomma mi racconta un po' di cose, ma ha fatto di più. A parte mi ha corretto perché avevo richiesto assolutamente un aiuto sul nome di due cantanti vecchissime degli anni 40 e mi ha aiutato perché non sapevo come si dicevano e chiaramente ho sbagliato, no? Per la legge di Murphy, io ogni volta sono bravissimo in questo, eh. C'erano due possibilità, ho scelto quella sbagliata. Comunque grazie, grazie Antonio, ma più che altro grazie perché è arrivato il libro, eccolo qua. Grazie, veramente, è arrivato il libro della storia del Festival di Castrocaro che gli avevo richiesto, insomma, sapevo che lui l'aveva, l'ho corteggiato tantissimo e me lo ha spedito e mi è arrivato proprio oggi. La storia che viene raccontata qua dentro è particolare perché viene raccontata attraverso le interviste di coloro che hanno vinto il Festival di Castrocaro, perciò non è una storia tipo come vi racconto io. Questa è proprio una storia raccontata intervistando coloro che hanno vinto Castrocaro in tutte le edizioni fino all'88. Questo libro si ferma all'88. E però lo racconta bellissimo, molto divertente, molto veloce, anche se è alto, ma posso assicurarvi che è molto veloce. Diciamo la lettura, se vi piace in particolar modo, ecco, la storia del Festival di Castrocaro. Volevo consigliarvelo questo libro, va bene? Scritto da Michele Minisci, eccolo là. E se vi piace la storia di Castrocaro, qui è raccontata in maniera molto diversa come racconto io. Ci sono delle particolarità in più che sono molto interessanti dalla voce direttamente di chi Castrocaro l'ha vinto. Perciò non ve lo perdete questo libro, mi raccomando. E grazie ancora ad Antonio per avermi inviato questo libro che appunto sarà importantissimo, specialmente in questi anni che hanno poche informazioni, riuscirò ad arricchirlo con qualche nuova perla. Grazie, ora possiamo iniziare. Grazie, grazie. Continuiamo il nostro spettacolo musicale con un altro gruppo. Meno qui al Teatro Aristo. Anche noi abbiamo un ospite internazionale. Un ospite che viene addirittura dal Festival di Atami. Ci sarà chi rida di me. Per ogni volta sembra un po' più Ciao a tutti, bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videovlog che è dedicato alla storia di questa grande manifestazione, Festival di Voci Nuove, che è stato Castrocaro Terme. Allora, il Festival di Castrocaro, che è iniziato nel 1957 e che appunto ha lanciato tantissimi artisti della musica italiana, che poi sono diventati veramente famosissimi. Oggi sono qui per parlarvi dell'edizione del 1982. Edizione che non ha grandissime notizie, materiale veramente scarso, ma sarà l'occasione per parlarvi, se non altro, di un artista in particolare che io stimo molto e che ha vinto il Castrocaro proprio del 1982. Perciò parlerò proprio in particolare, ecco, di quest'artista. Allora, il Festival di Castrocaro dell'82 ve lo racconto, cercherò di raccontarvelo al meglio con le poche notizie che ho. Se vi piace l'argomento, vi ricordo che nel mio canale c'è l'intera playlist che parla proprio di questo argomento. Andate a vedere, fate un bel viaggio nel tempo della musica, va bene? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Anche oggi vi auguro la buona visione e benvenuti sul mio canale Senza Notizie. E vai! Cari amici, oggi vi parlo di Bilba di Cadei. Dopo tanti anni è diventata veramente prepotente, enorme. E così l'anno Il scorso. Festival di Castrocaro, nell'edizione del 1982, è un festival, appunto, come vi ho detto, che non ha grandissime notizie in merito. Ai giorni d'oggi sono arrivate veramente briciole, briciole, ecco, di informazioni. A presentare questa edizione sarà Patrizia Rossetti, Alberto Matei e la grandissima Mia Martini che presenterà appunto il Festival di Castrocaro del 1982.
Non esiste un elenco ufficiale di finalisti, non esiste praticamente niente che ci possa raccontare come è andata questa edizione, però ho la possibilità almeno di dirvi chi sono le cantanti che in realtà hanno vinto. Allora, sono due artiste donne. Una di loro non ve ne parlerò perché ne ho già parlato proprio in occasione della serie dedicata ai cantanti dimenticati di Sanremo, perciò andate a vedere quella serie e nel periodo appunto 83, quando parlerò del Sanremo dell'83, vi racconterò la storia di Brunella Borciani che vince il Castrocaro del 1982 e quindi la sua storia l'ho già raccontata in quell'occasione e in quella serie. Oggi vi parlo della vincitrice, l'altra vincitrice del Festival di Castrocaro del 1982, fra l'altro con una canzone bellissima che poi fu messa, se non sbaglio, lato B del singolo di Sanremo, credo, volevo dirti, mi sembra che fosse il lato B. Ok, la canzone si chiama Perché mi sento sola e a vincere il Castrocaro dell'82 sarà Donatella Milani. Donatella Milani, che di scatto, infatti definita ragazza svelta, ciao, diamoci la mano come i capi quando ci incontriamo. Ha iniziato a 3 anni? A 3 anni, sì. Non sapendo parlare, cantava. Ma io volevo dirti che dedico a te. Donatella Milani è nata a Montevarchi, cantautrice italiana, appassionata di canto fin da piccolina, viene fatta partecipare all'età di 4 anni, pensate, allo Zecchino d'Oro. Non lo sapevo che aveva fatto lo Zecchino d'Oro Donatella Milani. Inizia la sua carriera come autrice in realtà e lo fa nel 1980 quando scrive con Paolo Barabani e Pupo la famosissima canzone che è Su di noi. Testo è ispirato alla relazione intercorsa tra Donatella Milani e Pupo. Non sapevo neanche questo, non so niente della storia della Milani, che appunto inciderà questa canzone. Grazie alla vittoria di Castrocaro nell'82 con Perché mi sento sola, partecipa di diritto al Sanremo dell'83 e questo accadrà anche per l'altra vincitrice che è Brunella Borciani e otterrà la Milani buoni riscontri sia come interprete presentando Volevo dirti, arriva seconda, sia come autrice dei brani, perché lei avrà scritto in quel Sanremo, non scrive solo la canzone per sé, lei in realtà scriverà anche Stiamo insieme di Richard Sanderson, me la ricordo sempre, stiamo insieme, stiamo bene, e poi scriverà anche Complimenti di Stefano Sani. Allora, sempre nell'83 incide anche un altro 45 giri che a me piaceva tantissimo, che era Lontani Noi, sigla del programma Disco Ring Estate che condurrà proprio lei insieme a Mauro Micheloni. L'anno dopo prende nuovamente parte al Sanremo e lo farà con una canzone che a me piacque tantissimo, arrivò ultima, ma era bellissima questa canzone, cioè Libera. Nelle sue esibizioni la Milani si distingue inoltre per un look tendenzialmente trasgressivo, unitamente allo stile delle sue canzoni fortemente orientate a un pop orecchiabile e molto ritmico. Ora, trasgressivo, sinceramente, però, se all'epoca forse era trasgressiva con le tutine della mamma, ma mi sembrava non fosse così trasgressiva, però dai. Libera, amico cielo, libera. Nel 1985 incide un 45 giri che si chiama Vorrei farti capire. La cantante però accusa un serio problema alle corde vocali che la terrà per alcuni anni lontana dalle scene. In questo periodo rimane comunque attiva come autrice e anche come tale scout. Va bene, comunque c'è da dire che lei è vero che aveva probabilmente problemi di voce, ma incise un'altra canzone ancora e non mi ricordo bene in che anno, ma credo l'anno successivo, che era bellissima, che a me piacque tantissimo, che aveva a che fare con i segni zodiacali, mi sembra si chiamasse Nel segno del leone. La incise nell'87 e se non la conoscete, e può darsi, vi consiglio di andarla a ascoltare
ascoltare perché è veramente, veramente venuta bene quella canzone. Nel 1988 condurrà insieme a Miriam Fecchi un programma radiofonico su Rai Stereo 2 che si chiama FM Musica, cantando insieme a lei la sigla appunto di questa trasmissione che si intitolava Ci stai. Una grande occasione come autrice le arriva nel 93 perché Caterina Caselli la vuole alla Sugar per collaborare a un album, l'album d'esordio di Gerardina Trovato, e quindi la Milani scriverà per questa giovane artista molte canzoni, fra cui anche la più fortunata di tutte che era Ma non ho più la mia città. Torna poi ufficialmente in televisione nel 2001 e partecipa a La notte vola di Canale 5, dove esegue nuovamente il suo successo sanremese dell'83 che era Volevo dirti. Nel giugno del 2018 partecipa alla prima edizione del programma Ora Mai Più su Rai 1 come concorrente, ma si ritira dopo la prima puntata per gravi motivi familiari. Dal 19 di gennaio dell'anno dopo prenderà parte alla nuova edizione di questo programma e lo farà al fianco della coach Donatella Rettore, ma sarà presente solamente fino alla quarta puntata, a seguito poi di una lite tra le due scatenata da un fuori onda della Milani, la quale aveva asserito che le canzoni della Rettore erano assimilabili a quelle dei cartoni animati. Io non ricordo che avesse detto una cosa così, però vabbè. E non ricordo neanche che avesse abbandonato, perché io, se non sbaglio, la Milani l'ha fatto tutto quel programma. Io sto leggendo una biografia che secondo me è inesatta, perché in fondo, e lo ricordo troppo bene, lei presentò una canzone nuova in fondo nell'ultima puntata, il pezzo inedito molto bello fra l'altro, che appunto presentò in quell'occasione. Però vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Questo episodio del suo problema, insomma, e di essersi fraintesa con la Rettore contribuirà a un decollo di ascolti di questo programma, durante il quale comunque la Milani esegue il proprio Splendido Splendente e Io Te, che sarebbero canzoni, come sapete, del repertorio della Rettore, e nella puntata finale canterà Su di noi, storico motivo scritto per Pupo. Nella medesima occasione presenterà anche un nuovo singolo, si chiama Non gridare, scritta a quattro mani con Luigi Mosello. Allora, da questa esperienza sono scaturite ulteriori partecipazioni, altrettante trasmissioni televisive, fra cui Vieni da me, condotta da Caterina Balivo su Rai 1, ma poi ne ha fatte anche altre perché aveva da chiarire questo problema, diciamo, che aveva avuto con la sua coach, che era Donatella Rettore. Questo è una parentesi un po' più down di tutta la storia della Donatella Milani, che io invece stimo tantissimo e fra l'altro la seguo anche molto su Facebook, e anche le sue canzoni, quello che scrive, perché lei continua a scrivere ancora, non soltanto per se stessa ma anche per altri giovani artisti. Lei ha fatto tantissimi 45 giri. Il primo è dell'83, che è quello più famoso, Volevo dirti. L'ultimo è del 2011 e si chiama Aprimi il cuore. Singoli digitali sono tre. Nel 19 ha fatto Non gridare, nel 21 Guardami e nel 21 sempre Caleidoscopio insieme a Camelia. Va bene, questa è la discografia di Donatella Milani, che non ci ha mai regalato un album, magari anche una compilation, no? Perché non rifai tutte le tue canzoni della tua carriera rifatte oggi, con arrangiamenti di oggi, rifatte magari in maniera acustica? Sarebbe bellissimo questo disco, Così è un'idea, In gara Ora Mai Più, Donatella Milani. Sguarderò sempre più avanti, lascerò nel buio il vento. Se vi piace l'argomento della storia del Festival di Castrocaro, vi ricordo che nel mio canale c'è un'intera playlist che ne parla, ho iniziato dalla prima edizione del 57 e
e piano piano la sto portando avanti, nonostante tutte le difficoltà, la porto avanti comunque. Vi racconto la storia, se non è di Castrocaro, ma di chi ha partecipato, gli artisti che sono passati di lì, insomma, è stata una grandissimo, diciamo, laboratorio di nuove proposte, e tanti sono gli artisti che sono nati proprio da questa manifestazione, e perciò a mio parere era giusto che la omaggiassi con una serie. E poi me l'avete consigliata voi, oltretutto, perciò iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Io vi ringrazio anche oggi per la visione e vi aspetto la prossima volta. Ciao Dale.